Lorenzo Poli, presidente di Assocarta, qui al primo Paper District a Ecomondo, uno spazio per raccontare e anche per difendere le eccellenze della filiera cartaria italiana, leader di economia circolare in Europa. L'ha detto lei, io sono molto orgoglioso di questo spazio che la fiera ha voluto concederci, cercandoci forse come primo esempio di filiera ecosostenibile o come miglior esempio di filiera ecosostenibile della fiera. Vengo da tanti anni all'Ecomondo, l'ho sempre trovato una fiera estremamente aggiornata ed estremamente interessante per tutto ciò che riguarda la sostenibilità e il mondo, quindi, che ruota attorno a una cartiera. Essere omaggiati di avere uno spazio così dedicato proprio alla carta come primo esempio di sostenibilità lo trovo di estremo orgoglio, lo ridico. Allora, quella della carta è una filiera che negli ultimi 2 anni ha dovuto fare i conti con gli scossoni e con le turbolenze del mercato globale, in particolar modo con costi dell'energia alle stelle. Ecco, adesso i prezzi e le bollette sono rientrati, ma rimangono comunque su livelli decisamente più elevati degli anni passati. Il percorso di decarbonizzazione verso gli obiettivi al 2050 può essere anche l'occasione per mettere in sicurezza la filiera dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico? Certamente i due argomenti che per noi sono di essenziale importanza, vorrei dire, sono estremamente collegati. Il costo energetico, come tutti i costi che riguardano una cartiera, seguono i mercati, vanno su, vanno giù. L'importante è quello di restare competitivi con il resto dei concorrenti, con il resto del mondo. Da questo punto di vista auspichiamo sul serio che le parole che ieri ha speso il ministro Pichetto in un'imminente uscita del prossimo decreto legge energia vengano seguite dai fatti che noi stiamo collaborando da tanti mesi a comporre e fatti che ci aspettiamo urgentemente. Al momento ci sentiamo un po' in difetto rispetto alle nazioni limitrofe, parlo soprattutto di Germania, Francia e Spagna, per cui questa è una speranza. Il processo di decarbonizzazione a cui noi siamo ambientalmente votati, perché la sostenibilità passa anche dalla decarbonizzazione, dal partecipare a questo processo, altrettanto ha bisogno non tanto di un supporto politico quanto di un indirizzo politico. A noi serve una politica di decarbonizzazione da investire, ci devono dire da che parte l'Italia vuole andare, un'Italia che può anche tornare al nucleare, visto le parole che ultimamente i ministri stanno spendendo, un'Italia che può contare sulle risorse che oggi non stiamo utilizzando e valorizzando dei tutti i nostri fine linea, chiamiamoli così, tutto ciò che resta dalla lavorazione della carta in questo caso. Ma solo per farle degli esempi, potrei andare avanti con le biomasse, potrei parlarle di biometano, sono tanti i percorsi e i passaggi per arrivare a una decarbonizzazione completa di una cartiera in Italia. Certo, non si può andare in tutte le direzioni contemporaneamente, ci vuole una complicità con chi ci governa per indicare quale via è preferibile e primaria fra le tante.